Ciao ragazzi, sì, i Q&A esistono ancora e ne state guardando uno in questo momento. Io sono stravolto ancora dal post Mobile World Congress perché non è che torni in Italia e finisce tutto, no? Arrivi in Italia e iniziano le cose ancora più intense, ma ci sono le vostre domande e ci sono anche le domande del Q&A che doveva andare online la domenica stessa degli eventi Huawei, LG, Samsung, che però per motivi tecnici non è andato online. Allora, siccome avevo selezionato delle persone che potevano dirmi oggi: ma Andrea, ma ci avevi selezionato? Che fine ha fatto quel video? Noi non veniamo più mostrati nel video e non ci rispondi più. Allora ho pensato di dividere questo video in due parti. Una parte, subito dopo la sigla, sarà il vecchio Q&A della scorsa settimana. E una parte sarà il nuovo Q&A, quindi cercherò di andare veloce dopo, ma ora godetevi il Q&A che doveva andare online mentre io ero all'evento Samsung. E infatti avevo fatto tutta una bella scenetta per dire: sono a Barcellona. Ok, guardatevelo. La cosa più bella è che ovviamente in questo momento io sono a Barcellona a seguire. Sì, starà iniziando l'evento Samsung alle 19. Sì, inizia l'evento Samsung. Avremo già seguito LG, Huawei e ora c'è Samsung. Poi qualcos'altro prima, sì, perché c'è un'agenda incasinatissima. Ma io vi parlo in pratica dal futuro, ma anche dal passato. Perché appunto, mentre voi state guardando questo video, starò guardando la presentazione di Samsung. Non dell'S8, ma del nuovo Tab S3, che ok, non sarà l'S8, ma spero sia un tablet interessante. Quindi, da Andrea Cervone, che è a Barcellona, ma è anche qui al solito, dove lo vedete di solito, insomma, iniziamo con questo Q&A Sunday. Però, Q&A Tech Day. Però, mi raccomando, dopo aver visto questo video, andatevi a guardare tutto il resto del coverage del Mobile World Congress anche su tech.it, non solo sul canale YouTube. Iniziamo. Allora, la prima domanda è di Samuele Galbiati. Quindi, secondo te usciranno le Icon X 2 se sì, Apple rilancerà con le AirPods 2? Non penso nell'immediato futuro, perché comunque sia il prodotto di Samsung sia il prodotto di Apple sono piuttosto chiari, vanno piuttosto bene, quindi fino a quando intanto si diffonderanno ne passerà del tempo, quindi non mi aspetto delle Icon X 2 o delle AirPods 2 l'anno prossimo, per intenderci magari tra 4-5 anni, sì. Tarek030303. Ciao Andrea, anzi, intanto ti ringrazio perché tu sei stato uno di quelli che ci ha fatto un bel po' di complimenti per tech.it, hai scritto un bel po' di commenti, quindi ho apprezzato davvero tanto, grazie. Cosa ne pensi dei nuovi Chromebook? Pensi che fra 2-3 anni tutte le aziende che adoperano Android inizieranno a spostarsi al Chrome OS per i tablet? Pensi che venga apprezzato dagli utenti dato il fatto che supporta gli APK? Allora, quella degli APK è una novità niente male perché appunto i Chromebook fino a qualche settimana, mese fa, erano più o meno così, nascevano così, non c'erano applicazioni, non c'era nulla, c'era pochissimo supporto da parte della community di sviluppatori, quindi erano un po' lasciati a se stessi. Con il supporto introdotto di recente agli APK, di sicuro qualche passo in avanti è stato fatto. Se potranno diventare computer aziendali, questo non lo so, perché credo che in azienda anche macOS fatichi ancora. In azienda si usa Windows e quindi credo che in ambito aziendale Windows resterà ancora il sistema di riferimento e subito dopo Mac e subito dopo forse Chrome OS. Però apprezzabili i tentativi di Google che sta di sicuro migliorando il suo OS desktop. Domenico 1897. Andrea, ci potresti dare le tue impressioni sul P10 Lite? Best Buy? In realtà, guarda un po', in realtà non credo, cioè noi avremmo visto a quest'ora la conferenza di Huawei, io ti parlo dal futuro ovviamente, dal futuro passato, ma non credo che Huawei abbia presentato il P10 Lite, lo lanceranno magari dopo in sordina, ma l'evento è dedicato a P10 e a P10 Plus, quindi sulle impressioni è veramente difficile dare una risposta, però allo stesso tempo è una domanda interessante perché, come ogni anno, poi va a finire che il modello Lite è il più venduto dei nuovi P di Huawei. Quindi, secondo me, a quest'ora non sarà stato ancora presentato. Le caratteristiche tecniche, devo dire, non sono trapelate granché. Diciamo però allo stesso tempo che Huawei ha presentato un P8 Lite 2017, che come operazione non mi sembra male,
c'è comunque un P9 Lite ancora molto positivo in commercio. Considerate che dopo i P10 probabilmente i prezzi di P9 e P9 Plus scenderanno un bel po', quindi sulla lineup Huawei si potrebbero fare affari interessanti anche sul vecchio, non solo sul nuovo. Bisognerà valutare se ad esempio un P9 dell'anno scorso sarà meglio di un P10 Lite di quest'anno, ma questo lo vedremo appunto dopo la presentazione non solo dei P10 e P10 Plus, ma anche dopo la presentazione di P10 Lite. Francis Drake, guarda, si scrive sicuro così, si scrive proprio così. Sai mica se i nuovi Huawei saranno con MediaTek, che si scrive MediaTek con la K. I nuovi Huawei no, non credo, no, assolutamente no, o meglio, no, non saranno con MediaTek P10, P10 Plus e P10 Lite, perché già l'anno scorso P9, P9 Plus e P9 Lite hanno tutti montato chip Kirin, quindi chip realizzati da Huawei stessa che vanno molto bene sia in termini di potenza, sia in termini di consumi che di ottimizzazione, quindi assolutamente anche quest'anno mi aspetto una linea Kirin su tutti i device. E l'ultima domanda, ragazzi, poi devo correre in Spagna a seguire l'evento Samsung che è iniziato già a quest'ora da qualche minuto. Io devo arrivare al centro congressi di Barcellona, infilarmi dentro, prendere posto, iniziare a seguire la conferenza. Beh, ora staranno ancora parlando di numeri, ma sì, dai, in 10 minuti di tempo ce la faccio ad arrivare a seguire e a tornare. L'ultima domanda è di il 3310. Ciao Andrea, come mai non vengono più presentati i Galaxy S Mini? Dal Galaxy S6 in poi non esistono più i mini. In sostanza è saltato un anno, quindi non è che non vengono più presentati. La serie mini, diciamo che non aveva nulla a che fare poi nel complesso con la serie Galaxy S. Erano tentativi di venderti un telefono con specifiche tecniche completamente diverse, con funzionalità completamente diverse, con spesso anche design non molto ispirato al modello principale. E direi quindi che Samsung ha scelto di virare sulla serie A, che è quella che sta andando anche abbastanza bene come serie media, serie di fascia media. Tuttavia, come dicevamo la scorsa settimana, potrebbe starci un S8 mini quest'anno, considerate le dimensioni di S8 e di S8 Plus, che saranno molto molto generose, quindi potrebbe starci, però hanno anche la serie A, quindi secondo me Samsung sta facendo bene a non andarsi a pestare i piedi con serie simili, con dispositivi simili, ma ad avere un top di gamma in due versioni, S8 e S8 Plus, una serie media buona come la serie A e poi gli smartphone di fascia più economica. Bene ragazzi, devo correre a Barcellona per seguire l'evento Samsung appunto. Vabbè, sì, lo sapete, sono già là. Chissà cosa stavo facendo a quest'ora, magari sì, forse avranno finito con i numeri. Dai, sì, forse staranno proprio facendo vedere il video del Tab S3. Ma scusate, perché chiedersi cosa stanno facendo a Barcellona? Ora, come voi, andrò su tech.it perché staremo facendo una sorta di live vlog in pratica per l'evento Samsung. E quindi andatelo a seguire, perché così scoprirete che cacchio sto facendo io e cosa sta presentando Samsung. Bene, ne ho dette fin troppe di balle, ok? Andate a seguirci su tech.it per tutta la durata del Mobile World Congress che inizia domani, ma già la giornata di oggi è stata ricchissima. Ciao! E allora ragazzi, ora riprendiamo con le 5 domande aggiuntive di questa settimana. Perché continuo a gridare che già non ho voce, oltre a far andare in peak il microfono, non lo so. Comunque, Gammeri TV, Q&A, secondo te è più facile passare da iOS ad Android o da iOS a un qualsiasi telefono Windows? Voglio un'alternativa veloce e semplice, spero mi rispondi, la terza volta che ci provo a chiedertelo. Eccoti qua. Allora, secondo me ormai Android è anche semplice. La transizione è semplice, ma forse è più semplice con Windows Phone. Il punto è che Windows Phone oggi è difficile da consigliare, data la direzione che ha fatto prendere Microsoft al suo sistema operativo mobile. Quindi ti direi, vai di Android. Comunque non è difficile. Se poi ti vuoi sentire a tuo agio subito, vai su Honor, su Huawei, perché la MIUI è molto simile ad iOS, oppure vai su Xiaomi, che anch'essa ha la MIUI, che è comunque molto ispirata all'interfaccia di Apple, quindi non ti senti disperso. In alternativa ci sono interfacce più personalizzate o anche l'interfaccia stock di Android è un pedino più diversa da iOS, ma comunque se sai usare un iPhone sai usare anche un Android, quindi vai tranquillo proprio. Stambecco silenzioso, wow, bellissimo sto nome. Che ne pensi delle storie di WhatsApp e Facebook? Oh. Ci credete che non ne ho mai usata una e non ci tengo? Non ne ho mai creata una e non ci tengo, né su Facebook, né su Instagram, né su WhatsApp.
So che Francesco invece si dà tantissimo da fare con le storie, quindi chiedete a lui, a me non parlate di storie perché le odio, ok? Le odio, mi sembrano una cosa stupida e non le voglio usare. Al massimo le guardo, ma non le uso. Multiplagi, Q&A, secondo te quale potrebbe essere la prossima tecnologia implementata in uno smartphone che potrà dare una vera scossa al mercato? Vattela a pesca, di sicuro non le cornici ridotte come stanno facendo quest'anno, quello è un passo in avanti che però non rivoluziona, è un passo in avanti che secondo me doveva esserci già stato. Allora, secondo me dopo i sensori biometrici sia le doppie fotocamere sia le cornici ridotte non sono stati trend altrettanto positivi. Dal sensore d'impronta in poi si cerca di trovare qualcosa che diventi un trend. Allora, appunto, l'anno scorso è stato l'anno delle doppie fotocamere, quest'anno sta continuando con produttori di fascia più bassa, mentre quest'anno iniziano i top con gli smartphone senza cornice o quasi, e poi l'anno prossimo seguiranno tutti gli altri. Ma cosa faranno i top l'anno prossimo? Non lo so, è difficile dirlo. Spero si sia arrivati al punto in cui si può investire qualcosa in batteria, ecco, in una batteria più duratura, magari anche in una batteria un pelo più grande, tecnologie diverse, quella sì che sarebbe la svolta. Sinceramente per il resto killer feature non ce ne vedo. Spero in una batteria che garantisca, che ne so, una settimana di utilizzo alla 3310, non sarebbe male. Christopher Signorini, Xiaomi Note 3 Pro, Note 4X o Honor 6X? Bella domanda, ti direi Honor 6X perché è venduto in Italia, perché è comunque uno smartphone che ha la MIUI a bordo, sta ricevendo la MIUI 5.1 con Android 7.0 Nougat, quindi anche questa è una cosa da tenere a mente, ma a me quel telefono è piaciuto tanto, è sbarazzino, però è fatto bene, ha un buono schermo, ottime prestazioni, ottima fotocamera, ottima batteria, quindi veramente è un ottimo telefono e ha anche un prezzo niente male per un telefono venduto ufficialmente in Italia. Tra l'altro hai appunto tutta la garanzia di Huawei, l'assistenza che comunque è molto positiva, quindi io ti direi Honor 6X. E l'ultima domanda riguarda un dispositivo in particolare, ossia l'LG G5SE, che è un dispositivo che molti di voi so che hanno acquistato, e Antonio Mariniello mi chiede, uscirà Nougat se sì quando? Dovrebbe uscire, anche perché in rete si trovano già delle ROM che si possono flashare con successo, quindi sembra che LG ci stia lavorando. Al momento non è ancora disponibile per l'LG G5 SE, mentre per il G5 già c'è Nougat, secondo me uscirà, quindi se hai un dispositivo di questo tipo puoi stare tranquillo. Si era parlato anche di metà maggio se non erro, quindi vedremo se arriverà Nougat su G5 SE, ma ci sono buone probabilità. Noi ragazzi ci risentiamo la prossima settimana un po' più riposati, ma voi fatemi le vostre domande perché tanto... Sì, fate le domande, dai. Così le leggiamo e ci rispondiamo a vicenda nel prossimo video. Che sonno. Sono in tilt. Va bene ragazzi, lo sapete cosa si fa dopo un Q&A. Si lascia mi piace, si condivide. Mi si è tappato l'orecchio. Sto proprio messo male. Non c'è una volta che torno da Barcellona sano. Ogni volta che torno da Mobile World Congress mi viene la febbre, il raffreddore o qualcosa. Oggi, fino ad oggi, non avevo nulla. Ora questo tappaggio di orecchio la dice lunga, secondo me. Va bene, ragazzi, giusto perché sto così, un bel like, condivisione, seguiteci sui social e fate le domande per il prossimo video. Ciao a tutti da Andrea Cervone per Tech.